Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti e bentrovati sul mio canale, benvenuti in questa nuova live e in questa nuova avventura ragazzuoli, perché oggi siamo qui con The Last Day of June, un gioco che mi ha fatto piangere tantissimo quando l'ho giocato e ho deciso di portarlo a voi stasera. Perché ho deciso di portarvelo? Perché raghi, abbiamo un po' di tempo. E quindi non volevo allungare il brodo con il Replicant, volevo staccare un attimo con questo gioco che dura ragazzi al massimo un 4-5 ore, non di più. Quindi ci tenevo a portarvelo, dato che appunto mi serviva un gioco breve, ho detto basta, cogliamo la palla al balzo e portiamo Last Day of June, perché ragazzi l'hanno dato gratis su Prime Gaming, quindi se avete l'abbonamento ad Amazon Prime, ragazzi, oltre a potervi abbonare gratuitamente ad un canale Twitch ogni mese, quindi grazie se sceglierete di abbonarvi al mio, oltre a questo avete a disposizione un tot di giochi gratis ogni mese. Ragazzi, questo mese hanno dato questo, hanno dato Last Day of June. Io per problemi tecnici con il mio computer purtroppo non posso giocarlo da PC. E dico purtroppo perché per portarlo a voi stasera l'ho dovuto comprare. Meno male che non costa tantissimo sul PS Store e quindi l'ho preso senza starci troppo a pensare e con tanto piacere perché volevo portarvelo. Però per dirvi, se il mio computerino non mi facesse questi scherzi sarebbe tutto molto più semplice. Dai, speriamo che con il Black Friday magari io possa trovare qualche offertona per un buon PC da gaming. E bando alle ciance, ragazzi, smetto di lamentarvi. E oggi si gioca a Last Day of June. Mi raccomando, non mi sono dimenticata della quarta run di Nier Replicant, perché sì, c'è un altro finale inedito su Nier Replicant, perché la versione che sto giocando io è una remastered, quindi ha un altro finale aggiuntivo. Quindi ragazzi, non mi sono dimenticata di portarvelo, ma sto facendo questa piccola pausa con Last Day of June, in quanto per poter vedere quel finale inedito su Replicant devo prima rigiocarmi la trama fino ad un determinato punto. Quindi ho bisogno di un po' di giorni per fare questa roba. Quindi off cam sto facendo quello. E nel frattempo, ragazzi, ci godiamo questa esperienza lampo con Last Day of June. Dico lampo perché il gioco è breve, ma ragazzi, non sarà lampo emotivamente parlando perché è una bella batosta. Quindi, ragazzi, non mi perdo in ulteriori chiacchiere. Vi dico solo che oggi siamo su PS5, quindi finalmente porto qualcosa su PS5. Anche se ovviamente il gioco, raghi, è nato PS4. Solo che io tutti i giochi che sto giocando da quando ho PS5 in poi ormai li voglio solo su PS5, quindi ormai installo tutto lì. E nulla, raghi, basta, facciamo inizia storia, cominciamo questa avventura insieme. Vi dico già che i protagonisti sono questi due piccioncini molto carini. June è il nome di lei. Lui dovrebbe chiamarsi Carl, se non erro. Comunque, ora andremo a vedere e a capire meglio il tutto. Nel frattempo Christian mi chiede: ciao Sabri, prenderai God of War? Assolutamente sì, ovviamente sì, però aspetterò un po' prima di prenderlo, cerco di aspettare che scenda un po' di prezzo perché per ora sto giocando altra roba, quindi non ho urgenza di averlo. Invece ho preso il Day One Pokémon Scarlatto, ho dovuto fare una scelta tra i due, ho scelto Pokémon. Eccoci ragazzi, ci fa interagire finalmente, quindi ci alziamo. Quindi June, ragazzi, disegna, è una bravissima artista. E loro sono adorabili. Partiamo col dire questo perché è palese che lo siano. Senti, piccola June, vieni, andiamo verso la macchina. Quindi loro stavano a cucciolarsi al molo. Ah, guardate, ha raccolto un fiore. Portiamolo subito alla piccola June. Tieni, June, guarda cosa ti ho preso. Guarda, tieni. Buonasera Mattia, benvenuto. Ragazzi, fatemi sapere com'è l'audio, se mi sentite bene e se sentite il gioco. Ragazzi, un trofeo così, sbam! Dai, un fiore a June. Ragazzi, io non mi ricordavo minimamente che questo gioco avesse dei trofei. Ed è talmente bello che quasi quasi mi ci metto e lo platino. Sì, ragazzi, questi giochi vanno platinati, questi così semplici da platinare. Assolutamente, ci impegneremo. Anche off cam per platinarlo. Anche perché è un gioco, ragazzi, veramente ve l'ho detto, super rapido. Stiamo parlando di 4 ore di gioco. Qua abbiamo portato un altro fiore. Vediamo se lo gradisce di più. Sì, credo l'abbia gradito di più. Sono venuto a fare un saluto veloce. Grazie, Matti. Grazie di essere passato. Allora, io mi accingo stavolta ad allontanarmi. Vediamo che succede. È pieno di fiori, ovviamente, qua.
un parco giochi. Ma per adesso le uniche cose con cui mi ha fatto interagire sono appunto i fiori, nient'altro. Con le giostre non posso interagire al momento. Proviamo ad andare verso la macchina, visto che l'ha indicata poco fa, quindi proviamo a raggiungere la macchina. Eccola. Attenzione. Non ci arrivi, piccolino. Fai il giro dall'altro lato. Ah, sicuramente vuole raccogliere una giacchettina per June. Magari sente freddo. All'inizio ci hanno fatto vedere del vento, quindi probabilmente perché ha freddo. Come vedete, ragazzi, è muto, quindi anche questo non lo so. Ragazzi, non so voi, ma io quando i personaggi sono così cute e sono pure zitti, no? Quindi dovete capirli tramite le loro azioni, no? A me, non lo so, mi immedesimo ancora di più in realtà, cioè mi fanno ancora più tenerezza. Ok, portiamo la giacchetta a June, che sennò si ammala, ragazzi. Anzi, il direttore artistico è un italiano, eh? Ah, guardate, ragazzi, Giulio sta facendo un ritratto di lui. Giustamente, vedete la C, quindi ci ho preso, si chiama Carlo. Mi ricordavo, ma non ero certa al 100%. Un regalo, attenzione! Guardate che contento lui. Attenzione, era un sogno, ragazzi. Si è addormentato sulla poltrona. Bussano alla porta. Ok, stavolta stiamo controllando June. Vediamo chi è. Un signore a portare un regalo per noi. Sarà il padre? Sarà il padre di lei? Giustamente, fai silenzio perché sta dormendo. Grazie per il regalino. Ciao. Sì, regia, esatto, la regia dice ma sono senza occhi. Sì, ragazzi, sono stati disegnati senza occhi. Guardate, ragazzi, mi sa che è un regalo per lui e guardate lei come cammina tutta di soppiatto, perché mi sa che è un regalo a sorpresa per lui, quindi lo deve nascondere. Dove possiamo nasconderlo? Vediamo. Nel forno, nel frigo. Guardate, anche lui le aveva fatto un disegno, però ovviamente quello di June è più bello, quindi pace. Allora, dove lo possiamo nascondere? Qui? No, qui dovete fare la cena romantica, così non è nascosto June. Non mi sembra tanto nascosto. No, non mi sembra una buona idea, June. Troviamogli un altro posto. Proviamo in un'altra camera. Aspettate, proviamo qui. Guardate tutti i ritratti, che belli. Osservo, osservo, vabbè, mi fa osservare i ritratti. Qua forse lo potrei nascondere, vediamo. Dai, potrebbe andare bene, June. No, non le piace neanche così, neanche con le caramelle col cuore. Vabbè, proviamo a salire. Bellissima la frase che ha detto Mattia, ragazzi. La vera bellezza non è nello sguardo, ma nei gesti. Quanto è vero. Allora, mi dice anche di provare qui, vediamo. Vediamo se le piace.
Ecco il molo dove si vedevano poco fa. Dice perfetto perché giustamente è lì che probabilmente hanno avuto il primo appuntamento. Perché si tocca la pancia? Ragazzi, io ho la memoria di un pesce lesso, quindi non è che molte cose me le ricordo, eh. La cosa bella della mia memoria è che io posso giocare pure gli stessi giochi dopo anni, tanto la mia memoria vacilla. Quindi è sempre una sorpresa per me. Attenzione, un colpo di fucile ed è saltato all'aria, poverino. Ok, che sta succedendo? Non mi fa uscire. Però posso guardare alla finestra. Ah, guardate. Inseguendo uccelli quel tipo. Sarà il figlioletto? O sarà il figlio di uno dei vicini, boh. Sta chiamando Giun, ragazzi, a modo suo. Sì, ragazzi, sono i vicini, il bambino è figlio della tipa bionda, sono sicuramente i vicini di casa. Posso osservare, ma tanto sono sempre le stesse cose, quindi vediamo, qua c'è Jun che dipinge. Proviamo a uscire, visto che ci ha chiesto di giocare. Ah, non ci fa uscire, ma perché? Il bimbo ci ha chiesto di giocare e io lo volevo raggiungere, mannaggina. Vediamo se posso uscire da qua. No? Ah, sta cercando Jun. I veri ricordi non sono quelli che memorizziamo, ma quelli che riscopriamo dopo averli dimenticati. Ragazzi, oggi il nostro Mattia è profondo, ragazzi. Abbiamo Mattia il profeta oggi, eh. Ecco, ragazzi, la mamma del bambino. Non fare la casca morta con lui. Grazie, molto gentile. Ciao. Ciao. A posto. Continuiamo a cercare Jun, che dite? Continuiamo a cercare Jun. Avrà nascosto bene il regalo per Carl? Vediamo. Guardate, ragazzi, i quadri famosi, che belli! La ragazza con gli orecchini di perle. Attenzione, non l'ha messo qui. Anche lui vuole preparare una sorpresa, mi sa. Vediamo. Proviamo a proseguire, ragazzi. Ragazzi, mi sono spaventata, vi giuro. Ecco Jun. Ah, le è venuto in mente di fare un picnic come quella volta, quindi ha preparato tutto. Che bellini. Mi staranno riandando di nuovo al molo? Ragazzi, Mattia scrive: è l'animo della ragazza che disegna quei ritratti dolcissimi. È una fonte di ispirazione per l'estro creativo e profondo che alberga nel mio cuore di ghiaccio. Ragazzi, Mattia poesie deve scrivere. Eccoci al molo, ragazzi. Eccoci di nuovo dove eravamo prima nel sogno. Lo apriamo, sto regalo. Che dici, Carl? Forza che c'è una tempesta. Corri, corri. Andiamo, andiamo, che piove, Giun. Corri, corri. Correre, correre, Carlo, tu di qua che devi guidare. Ecco
Non funziona. Mannaggia, accendiamo sta macchina, Carlo, forza. Ok, via. Ragazzi, la macchina la sto governando io. Non me la ricordavo questa cosa, pensavo fosse una scena. Bella la musica, ragazzi. Ok. Last Day of June, che già dal titolo, per chi ovviamente sa un po' di inglese, diciamo che il titolo stesso è un po' spoileroso, eh. Ok ragazzi, attenzione, di nuovo sulla sua poltrona dormendo. Dai Carl. Non si sveglia. Dai Carla, alzati. Un brutto sogno, ragazzi. Ragazzi, io già mi sento male qua. Bene, ragazzi, bene per non dire altro. Abbiamo un Carl in sedia a rotelle. Una casa molto cupa, buia. I ritratti tolti dai muri. Ovviamente le scale non credo siamo in grado di farle. Ovviamente no. Ovviamente no. Questa si può aprire però. Ma non voglio aprirla. Anzi sì, vabbè sì, si può aprire ora che ci penso. Ma c'era anche il frigo che si illuminava. Frigo vuoto, ragazzi. Non ce la fa, ragazzi, ad aprirla? No. Ci riprovo, ma non la vuole aprire, ragazzi. Non la vuole aprire. Qua cosa c'è? Vediamo, Brattoli. Poverino, non ci arriva. Cucciolo. Ok, ce l'ha fatta. Ragazzi, quanto è tenerello, Carlo. È troppo bellino. Ok, non riesce ad aprire il barattolo, però mi ricordo che la vicina di casa ci aveva portato quella specie di strumento. Magari era qualcosa per aprire i barattoli. Ora sì che la vuoi aprire quella porta, è vero, Carlo? Eh sì. Vediamo se adesso me la fa fare. Sì, stavolta sì. Oioi ragazzi, mamma mia. Scatoloni. Vediamo se è qui. Trovato? Trovato ragazzi, abbiamo trovato l'aggeggio. Attenzione, abbiamo un ritratto di June che si illumina all'improvviso. Aspettate che io voglio provare ad aprire quel... Ah, non me lo fa fare, volevo tornare ad aprire quel barattolo, ma... Niente, dobbiamo andare da June. Ragazzi, ricorda. Attenzione.
Attenzione, c'è il bambino. Quindi siamo nei panni del bimbo, quindi del vicino di casa col pallone. Per chi ancora non l'avesse capito o si fosse rifiutato di capirlo come feci io ai tempi di quando giocai sto gioco, hanno avuto un brutto, bruttissimo incidente mentre tornavano a casa durante la tempesta. E appunto lui è rimasto in sedia a rotelle. Bene, lui continua a toccare il ritratto, ma il ritratto non lo fa, non gli fa più vedere nulla. Inutile che ci provi, piccolo Carlo. Attenzione! Si illuminano tutti! Bellini. Seduti sul pozzo. Attenzione ragazzi, si stanno materializzando intorno alla casa di Carl dei ritratti. Nel frattempo, buonasera Vivi, benvenuta, grazie mille per il complimento sulla maglietta. Ragazzi, si stanno materializzando piano piano i ritratti di tutti i vicini di Carl e June. Quindi, ragazzi, ovviamente il nostro piccolo Carl è rimasto solo, la sua June non c'è più, lo ha lasciato. Questo brutto incidente gliel'ha portata via e lui in questo momento scopre la possibilità di ricordare di lei, di ricordare quello che è successo. Quindi inizia tutto da questo ritratto. Adesso credo che noi dobbiamo appunto uscire fuori in giardino a recuperare i ritratti dei vicini di casa, in modo tale da ricordare sempre di più sull'accaduto e sulla piccola June. Attenzione, quello illuminato è questo qui. Quindi vediamo che succede. Quindi questo sicuramente si è sbloccato avendo toccato il primo ritratto. Anche questo abbiamo sbloccato, questa immagine di loro due sul pozzo. Raggiungiamo per primo questo, allora, il ritratto del bimbo. Grazie mille Drew per essersi abbonato, ragazzi. Grazie infinite Drew, grazie mille per il supporto. Ok, abbiamo raccolto il ritratto del bambino, quindi si sta materializzando dentro casa, quindi dobbiamo correre dentro casa e vedere se riusciamo a ricordare altro della nostra cara June. Qua dobbiamo entrare. Attenzione. Andiamo nella stanza dei ritratti. Eccoci qua. Ragazzi, casa posseduta ovviamente sembra, però. Attenzione, ragazzi, e qua si comincia. Non spunta più, ricorda. Spunta, salvala. Ok, bene, vediamo un po' che. Attenzione, abbiamo un campanile. Il bimbo che si sta annoiando giustamente a giocare da solo. Qua è quando ovviamente sente gli spari.
Ragazzi, sembra uno dei bambini di The Sims. Noah, È Noah. uguale. Povero piccolino, voleva giocare a palla lui. Credo che questi siano i genitori, suppongo. No, lui non vuole giocare. Vediamo lei se vuole giocare. Neanche, ragazzi, nessuno vuole giocare con questo bambino. La regia chiede macchina del tempo o sogno nel sogno di Carl? Vedremo, regia, vedremo, vedremo. Dato che dal primo ritratto c'era scritto ricorda, credo che sia la realtà. E lui, tramite i dipinti di lei, cerca di ricordarsi di lei e di quello che è accaduto. Ora però è spuntato salvala, non più ricorda. Quindi, vediamo un po'. Per adesso siamo nei panni del bambino, perché il dipinto riguardava il bambino, quindi vediamo un po'. Ha preso un aquilone, ragazzi, vediamo un attimo. Una corda. Casa sull'albero, ragazzi, quanto l'ho sognata e quanto la sogno. Ragazzi, quanto vorrei io una casa sull'albero, non avete idea. La regia dice: ma mischino, non abbandonatelo quel bimbo che fa danno altrimenti. È da solo, ragazzi, poverino, nessuno vuol giocare con lui. Povero. La cattiveria. Qua si vedono Carla e June. Probabilmente stanno andando al molo. Sì, confermo. Ok, quindi abbiamo visto, stiamo scoprendo anzi cosa stavano facendo i personaggi quel giorno. Quindi per adesso siamo nei panni del bimbo. No, l'aquilone. La palla, tutto gli è caduto. Ma povero. Ci tocca recuperare i giocattoli, mi sa. Allora, per scendere intanto ci serve la corda. Quindi prendiamo la corda e la mettiamo qua. Ok. Si può scendere. Oh oh. Scusa, l'ho presa in prestito, eccola. Ok, e questo? Cos'è? Ah, ragazzi, guardate, c'è una sfera con la faccia della tipa bionda. Sicuramente quindi qui ci torneremo con la tipa bionda. Per il momento non possiamo fare niente su quell'icona, ma possiamo proseguire la nostra storia col bimbo. Proviamo ad andare di qua. Un'altra bolla azzurra, vediamo questa di chi è. Era nostra. Quindi ogni personaggio ha i collezionabili, ragazzi. Attenzione, sono delle fotoricordo. In questo caso è lui che gioca con un amichetto. Ovviamente ce n'è più di una. Quindi, ragazzi, sicuramente anche i trofei sono legati a questi collezionabili. E ragazzi, ammetto che in un gioco dolce come questo, secondo me è un piacere girovagare e raccogliere tutto quanto. Quindi sicuramente off cam cercherò di farlo. Vediamo, ovviamente non dico già di poterlo fare in live perché non lo so se ci riuscirò. Intanto ecco qui abbiamo recuperato il pallone. Ed ecco l'aquilone dove è finito, sull'albero. Ci chiama il vecchietto. E c'è un altro gancio su cui inserire la corda. Comunque portiamoci appresso la palla. Nel frattempo, qua cosa mi fa fare? Vediamo. La lancia, benissimo, rompiamo tutto, mi sembra giusto. Giusto, dobbiamo rompere. Osserva, guardate, stava giocando con qualcuno qui lui. Invece adesso mischino è solo. Comunque sì, Matti, ti leggiamo. Ah, possiamo anche fare canestro. Quindi possiamo interagire comunque con l'ambiente circostante. Ma io voglio riuscirci a fare canestro, dai. Oddio, mi sono compenetrata col recinto. No, ragazzi, ci devo riuscire.
Secondo me mi danno un trofeo se ci riesco. Non ce la fa, mi sa che è scriptato per non farcela. Piccolino, devi farcela. Niente raghi, non ce la può fare, vabbè. Guardate, mi hanno dato un trofeo. Vedete, sono legati comunque a cose da fare in giro. Tira la palla al canestro 4 volte. Vabbè, ragazzi, è stato totalmente un caso. Nel frattempo io continuo a prendermela anche col vaso, che magari ci libera il passaggio. Ecco qua. Perfetto. Vuoi giocare con me? Niente, sempre no ragazzi, non vogliono giocare. Nel frattempo grazie Drew, che anche lui mi fa complimenti per la maglietta, quindi stra grazie. Magari il cagnolino vuole giocare a palla però, vediamo, questo è un bulldog ragazzi, vediamo se vuol giocare. Dai, almeno il cane. Però questo vaso lo volevo colpire con la palla, quindi dobbiamo obbligatoriamente recuperarla dal cane. Questo si apre? No. Cagnolino, mi serve la palla. Eccola. Attenzione. Ok, l'ha buttata fuori. Attenzione, attenzione. Inizia a piovere. No. Non l'abbiamo salvata, ragazzi, ora l'ho capito. Abbiamo lanciato la palla in mezzo alla strada. Mannaggina. Vai via. È colpa nostra. Oh ragazzi, che triste sta cosa. Riavvolgi. Ragazzi, riavvolgiamo, perché l'obiettivo dice salvala. Allora, direi di lasciar stare il cane, ragazzi. Anche perché vedete cosa era spuntato, concludi il giorno. Quindi se scegliamo di nuovo il cane, ovviamente la storia va a finire nello stesso identico modo. Qua non mi fa andare come prima. Scendiamo. Andiamo dal vecchietto, ragazzi, che ci stava chiamando. Vediamo un attimo. Eccolo. Vuoi giocare con me? Lui sì, ragazzi, attenzione. Però gli fa male la schiena, giustamente. Tutto ho capito, ragazzi, tutto. Vabbè, gli ho detto al vecchietto che gli si è incastrato l'aquilone. Senti, non è che mi presti di nuovo la tua corda, così io libero l'aquilone. Allora, aspettiamo. Ecco, facciamo il danno. Ok, così l'abbiamo fatto spostare però da quel vaso, eh. Ok, facciamo veloce, facciamo veloce. Ok. Abbiamo raggiunto l'albero con l'aquilone. Vediamo un po'. Ovviamente è troppo in alto per noi che siamo piccolini. Quindi ragazzi, tutte queste robe da raccogliere, ripeto, probabilmente le farò
off cam. Intanto andiamo a prendere la palla, che sicuramente lui infatti si è spostato, quindi possiamo recuperare la palla. Ha spostato l'altro vaso, però. Vediamo che succede. Non mi fa giocare con questo vaso, non mi fa giocare più. Quindi portiamoci la palla appresso e proviamo ad utilizzarla negli altri vasi. Ah, ma con la palla non possiamo sbloccare l'aquilone, vediamo. Olè. Eccolo. Abbiamo l'aquilone, ragazzi. La palla non si sa più dove è finita, però abbiamo l'aquilone. Tutto è bene quel che finisce bene. Adesso proviamo a salire di nuovo e recuperare la corda. Così la utilizziamo per l'aquilone. Vediamo. Attenzione. Sì, sta cambiando qualcosa. Giustamente la corda è la sua. Vediamo, eh. Ok, l'abbiamo fatto volare, vediamo che succede. Felicissimo lui, ragazzi. Oh, comincia a piovere. Ragazzi, forse ce l'abbiamo fatta. Sì, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, così non li abbiamo fatti sbandare. Perché ovviamente il bimbo non ha perso la palla, quindi non è finito in strada. Ok, ragazzi, la prima è andata. Guardalo com'è felice. Però non l'hai ancora salvata. Non ancora. Quindi, regia, ci hai preso in parte. È come se lui pensasse di avere il potere di riavvolgere il tempo. Quindi sta cercando in tutti i modi, attraverso i dipinti, di salvarla. Attenzione, sono ancora qui. Vediamo questo trofeo. Previene l'incidente causato dal ragazzino. Ok. Quindi alcuni sono legati a quello che stiamo facendo nel gameplay, quindi al proseguimento della trama fondamentalmente. Altri sicuramente sono legati a delle azioni da fare in giro per il mondo. Altri ancora sono legati appunto ai collezionabili sicuramente. Quindi dobbiamo ricliccare su di lei forse, vediamo. No, forse non devo fare di nuovo ricorda. Forse devo tornare in giardino, ragazzi. Aspettate. Perché devo cercare gli altri ritratti. Non mi fa andare. Ok, ragazzi, non mi fa andare. Allora devo davvero cliccare sul dipinto di June. Sicuramente stiamo per scoprire le altre cause dell'incidente. Vediamo un attimo, clicchiamo ricorda. Ragazzi, comunque la profondità di questo gioco mi lascia sempre a riflettere, fa tanto riflettere. Attenzione ragazzi, la tipa bionda che si è messa alla guida. Effettivamente stava preparando la macchina quando abbiamo visto il bambino provare a giocare con lei. Ha perso tutte le cose per strada, ragazzi, e questo ha causato l'incidente ai due ragazzi. Quindi dobbiamo fare in modo che lei non perda tutti questi scatoloni. Esatto, non è più il bambino, bensì.
E qua Da giù, tipo. aspetta. Ragazzi, quindi nel dipinto quello che vediamo sono proprio gli oggetti che causano l'incidente. Prima c'era la palla, ora ci sono gli scatoloni. Quindi forza e coraggio, si va di nuovo fuori. Ah, ma si è aperta un'altra porta stavolta, non è più quella dell'andito, ma questa. Oh, ragazzi, non ce la posso fare. Allora avevo capito bene quando lei si è toccata la pancia. Aiuto, vabbè. Ecco qua, possiamo recuperare questo dipinto. Cos'è che ha perso qui lei? No, si è sentita male, cucciola. No, ragazzi, qua c'è finita lei in sedia a rotelle, però. Povera piccola. Ragazzi, possiamo raccogliere il dipinto della bionda. Che è quello che ci serviva. La seconda quindi è lei. Come volevasi dimostrare. Quindi ottenuto il dipinto, torniamo in casa e vediamo il da farsi, ragazzi. Stavano per avere un bimbo. Questo qui si apre però, ragazzi, attenzione. Apriamoli perché potrebbero servirci. Forse c'è addirittura il modo di prendere tutti i dipinti in una volta. Però, ragazzi, è bello così. Secondo me è bello così, raccoglierli a uno e passare spesso da questo giardino meraviglioso dove si vedono i loro ricordi. Quindi andiamo a fare intanto il secondo, quindi da questa parte. Salvala. Ragazzi, la regia scrive: sta provando a ingannare la morte, ma ogni volta cambia il futuro, ma non l'esito. Esatto, ragazzi. Per il momento ha evitato la morte per mano del bimbo. Adesso cercheremo di evitare quella per mano della vicina di casa, di questa bionda. Quindi ragazzi, lei si sta trasferendo, o si sta trasferendo o è appena arrivata, credo si stia trasferendo, perché poi appunto carica la macchina di scatoloni e parte. Quindi credo che se ne stia andando da questo paesello. Mattia, sì, tranquillo, ti leggiamo. Direi che come titolo ci sta tutto. Sì, ragazzi, Last Day of June, l'ultimo giorno di June. Eh sì, e ripeto, il titolo è molto spoileroso, cioè... Leggi l'ultimo giorno di June, insomma, ti aspetti un attimino che cosa possa capitare. Qua è quando lei va a restituire l'arnese a Carl. Ragazzi, chi di voi ha avuto il piacere di giocare questo titolo? O è la prima volta che lo vedete? Perché, ripeto, raghi, se volete recuperarvelo, è gratis adesso, su Amazon Prime Gaming. Quindi, raghi, lei si sta raccogliendo un po' tutte le sue cose. Ecco perché aveva trovato l'arnese da restituire a Carl. E non so se avete notato un piccolo particolare, una piccola chicca. Lei ha un album di foto di soltanto Carl. Da questo possiamo capire che lei è innamorata di Carl, ma giustamente non gliel'ha mai detto. Magari è lo stesso motivo per cui sta andando via. Perché, appunto, avrà scoperto che June è incinta e a maggior ragione non c'è più niente, cioè non c'è alcun motivo per lei di rimanere in questa casa, magari. Sono tutte teorie che mi sono fatta io, eh. Sul fatto che si è innamorata, secondo me non ci sono dubbi, perché, ripeto, ha un album di fotografie tutte di Carl. E qua lo vede andare via con June.
Attenzione. Ok, adesso tocca a noi. Beh, io avrei evitato proprio di mettere gli scatoloni in macchina, ma credo sia obbligatorio. Quindi dobbiamo, secondo me, cercare un modo per fissarli bene alla macchina. Vediamo qua in giro per casa cosa c'è. Se posso vedere altro. No, non posso interagire con nient'altro al momento, quindi usciamo. Non ce la fa, quindi vuoi che ti faccio poggiare un attimo lo scatolone, piccolina? Allora, poggiamolo e apriamo la porta. Ok, ora sì. Ok, vediamo come uscire da qua. Povera Cade. Allora, appoggiamo un attimo il pacco. Cerchiamo un rastrello per togliere tutte queste foglie. Così funziona. Se scivola. No, scivola, ragazzi. Dobbiamo cercare qualcosa per togliere queste foglie. Proviamo a rientrare in casa. Magari era. Ah, non mi fa entrare. Ho pensato che magari fosse in casa l'arnese, invece no. Usciamo noi senza pacco e proviamo a liberarci, ad aprirci l'altro cancelletto. Ecco qua. Così dovrebbe andare. Tra l'altro stiamo aprendo i cancelletti, se volessimo rigiocare col bambino stavolta potremmo calciare tutti quanti i vasi, perché tutto quello che viene fatto con i personaggi ovviamente viene salvato dal gioco, quindi rigiocando nei panni del bimbo si torna a prendere i collezionabili, ecco il senso del gioco e la sua rigiocabilità. Allora, dovremmo mettere sto pacchettino sul furgoncino, ma ci sono le foglie che ci danno fastidio. Mettiamolo qua. Così noi possiamo passare. Ecco ragazzi, il rastrello, ottimo. Io lo toglierei, li toglierei un po' ovunque queste foglie. Intanto apriamo qua così anche questo passaggio è libero. Mattia dice, io sì, l'avevo giocato e platinato perché mi era piaciuto tantissimo. Grande Matti, ottima, ottima scelta. Hai fatto veramente, veramente bene perché, ripeto, è un gioco talmente dolce, talmente profondo e sentimentale che... Una persona sensibile come sono io e sicuramente anche tu, Mattia, persone sensibili lo apprezzano per forza un gioco del genere, quindi hai fatto benissimo a platinarlo. Io ci tengo, lo farò pure. Lo farò pure perché lo adoro sto gioco, è meraviglioso, quindi spero di riuscirci. Non credo che quando ci ho giocato al PC io mi sia messa a platinarlo, non credo, però ora che ce l'ho su PS5 ne approfitterò sicuramente per platinarlo. Allora, togliamo queste foglie. Io l'ho visto più di una volta il gameplay, lo adoro, grande Vivi, sì. È veramente stupendo, ma poi è, ripeto, talmente dolce che proprio viene voglia di vederlo. Cioè, non è un qualcosa che ti annoia o che fai fatica a guardare, anzi, perché, ripeto, è molto creativo. Molto leggero, molto... Mi viene da aprire sempre sto menu, ragazzi, non ho capito... Come devo lasciare il rastrello? Perché vorrei prendere il pacco, ma non mi fa lasciare il rastrello. Proviamo a metterlo dove l'abbiamo trovato. Ok. Così dovrebbe funzionare. Andiamo a mettere il pacco al suo posto. Ok. Ok, serve la corda, ragazzi. La stessa corda che serviva al bambino. Non vorrei che magari prendendo la corda per lei... Ragazzi, mi spunta concludo il giorno, certo, perché se parto senza la corda succede il disastro, quello che abbiamo già visto, quindi dobbiamo assolutamente cercare la corda. E ripeto, chissà se magari togliendola al bambino va a finire che roviniamo il primo ricordo.
Ragazzi, questa cosa non me la ricordo, sinceramente, quindi un attimo proviamo a prendere la corda e vediamo che succede. Non ci sono già più loro due. Non ci sono, chissà dove sono, osservo. C'è la mappa del posto, ragazzi, qua c'è una porta che possiamo aprire. Ma serve una chiave, la chiave che, se non sbaglio, è il vecchietto. Quindi magari la potremmo fare quando saremo nei panni del vecchietto. Quindi dobbiamo trovare un'altra corda, perché quella ormai ce l'hanno loro. Proviamo ad raggiungere l'albero. Mattia dice che ha giocato Murasaki Baby dello stesso team. Caruccio, ma nulla paragonabile a questo. Chi lo ha giocato? Matti, no, devo dire che non l'ho giocato. E mi hai incuriosita. Sicuramente lo andrò a vedere. Se è più o meno così, sicuramente mi piacerà. Ragazzi, eccoli che giocano con l'aquilone. Non è che mi prestate la corda, per favore, 2 minutini. Così evito di causare danni. Mi sa che l'inghippo è qua. Abbiamo liberato alcuni passaggi con lei per rigiocare di nuovo nei panni del bimbo e fargli fare un'altra cosa, in modo tale da liberare la corda. Ragazzi, sì. Non abbiamo scelta. Quindi andiamo a concludere il giorno. Purtroppo dobbiamo rivedere la tragedia. Io, ragazzi, ammetto che tutte le volte che guardo l'incidente soffro, eh. Non voglio guardare. Non posso saltarlo, che soffro a vedere sta cosa io. Dio santo. Che bello il villaggio però, il paesino. Chissà come soffrono loro, eh sì. E come soffro io ogni volta che mi fanno vedere sta parte. Devo per giunta guidare io, quindi proprio devo mandarla io addosso a loro. Oh, mannaggia. Facciamo in fretta, ragazzi, facciamo in fretta. Ragazzi, torna il dipinto del bimbo utilizzabile. Tranne che forse è proprio questo che vuole, lo sapete? Raghi, perché ci sono due scelte per ogni personaggio, quindi forse devo scegliere proprio questa del pallone. Proviamo a fare la prima scelta, quindi facciamo causare l'incidente dal bambino. Però si dovrebbe liberare la corda per la signorina bionda, quindi vediamo se riusciamo magari a proseguire così a pezzettini. Lo so che è brutto da vedere, però ragazzi, un attimo dobbiamo concludere il giorno così, facendo fare l'incidente a lui. Vi giuro ragazzi come vorrei saltarlo, non avete idea. Ovviamente ti fanno vedere la corda. Ok ragazzi, quindi purtroppo ci tocca far accadere questo. E poi stanno succedendo insieme in realtà, cioè sia lei che lui, guardate.
Adesso si vedono entrambi, c'è la ragazza bionda che vede il bambino causare l'incidente. Che fatica. La regia dice un po' sadico il gioco, ti fa rivivere continuamente il trauma. Sì, ragazzi, su questo è una fatica. Te lo fa vedere continuamente e ti fa vedere che è continuamente colpa tua. Quindi molto molto ad effetto, devo dire. Comunque, ragazzi, il gioco è così, procede così a piccoli pezzettini. Quindi adesso avevamo causato l'incidente con tutti e due contemporaneamente, ma l'abbiamo fatto perché così ci si è liberata la corda. Corda che adesso può utilizzare lei per fermare i pacchi, quindi così stiamo sbloccando lei. Stiamo evitando che l'incidente venga causato da lei. Ora vediamo procedendo passo passo cos'altro possiamo fare. Ovviamente non dobbiamo più rifare mille volte le stesse cose, qua ci fa mettere direttamente il pacco senza dover ripulire di nuovo dalle foglie. Quindi adesso subito andiamo dal vecchietto e prendiamo la corda e vediamo ragazzi cosa cambia. Ok, andiamo. E lo fa rivivere anche a Carl. Sì, regia, esatto, ci hai preso. Zallone, grazie mille che mi ha riscattato Bevi. Adesso subito vado a bere, il tempo di prendere questa corda perché ci tengo troppo. Salve, io la prendo in prestito, eh. Non è che me la dà per cortesia, che mi serve. Dai, mi dica di sì, che lei è gentile e bravo, grazie. Grazie mille a Zellone che mi ha fatto bere. La regia dice che è brutto, un terrore e un'ansia continua. Esatto, cioè, ragazzi. Esattamente così, fino a quando non trovate la soluzione, il gioco vi fa soffrire perché vi fa vedere tutti i fallimenti, e come questi fallimenti portano continuamente all'incidente. Quindi è molto molto pesante il gioco, anche se non sembra, ragazzi, all'inizio, non sembra affatto, invece lo è. Ok, abbiamo legato i pacchi, vediamo adesso che cosa succede. Così reggono e quindi possiamo completare la giornata. Vediamo, eh. Ora, in teoria, a noi non dovrebbe più capitare niente, ma dovremmo ancora vedere il bambino con la palla. In teoria è così. Andassimo a destra anziché a sinistra, non fa. Purtroppo ci obbliga ad andare di qua. Attenzione, vediamo che succede. Salvata, però ovviamente nei panni di lei. Ah, gli suona in tempo. Ragazzi, allora l'abbiamo salvata punto fino a qua, perché lei lo vede e suona col clacson in tempo per avvisarlo e farlo andare via. A noi ovviamente i pacchi non cadono, quindi ragazzi, per il momento June è salva. Ragazzi, eccolo di nuovo, risvegliarsi e purtroppo non avere ancora la piccola June al suo fianco. Ragazzi, la pelle d'oca mi è venuta, vi giuro. Anche i versi che Carl fa sono molto, molto, non lo so, mi fanno un sacco immedesimare. Comunque, ripeto, l'abbiamo salvata al momento, quindi andiamo a vedere. Non era abbastanza, dice il trofeo, ragazzi. Evita l'incidente causato dalla migliore amica. Quindi lei non era altro che la migliore amica che però abbiamo visto teneva un album delle foto di Carla, quindi abbiamo capito che tanto amica non era. Non è. Comunque andiamo a vedere adesso il da farsi, ragazzi. Ricorda. Vediamo cos'altro è successo alla piccola June.
Attenzione, il cacciatore, ragazzi. Quindi vede il bambino andare giù in strada. Vede lei. Vediamo che combina. No! Oh cavolo! Mannaggia, quindi adesso ci tocca evitare che il cacciatore si metta lì al dirupo. Quindi adesso ci tocca vedere di fargli fare qualcos'altro sto cacciatore, di allontanarlo assolutamente da lì. Ragazzi, anche questa parte devo dire molto forte. Carl che non si arrende, ovviamente, continua. È un'altra porta che si apre, quindi un'altra zona del giardino da esplorare. Ragazzi, io dato che ci sono 4 card e ne abbiamo fatte 2 stasera, io direi di fermarci qui con la live, tanto tutto sommato siamo in tempo perché all'incirca io conto di fare 1 ora e mezza di live, quindi all'incirca ci siamo. Direi di lasciarci qui stasera per non andare troppo avanti e poi magari la live della prossima volta dura poco. Quindi direi di fare delle 4 schede a disposizione. Guardate, vediamo se me lo fanno vedere già da qua. Sì, delle 4 schede a disposizione direi assolutamente di fare 2 per volta. Quindi oggi abbiamo fatto il bambino e la migliore amica. La prossima volta facciamo il cacciatore e il vecchietto. Ovviamente io off-cam posso già prendermi i collezionabili se mi rendo conto di poterlo fare già adesso. E quindi poi ci rifletto privatamente. Però intanto mi sembra giusto dividere le live così: 2 stasera e 2 la prossima volta. Quindi, raghi, credo salvi in automatico. Non credo io debba fare nient'altro per salvare. Quindi nulla ragazzi, io staccherei qui. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco. Vi devo dire la verità, io nonostante l'abbia giocato tanti anni fa, anche oggi mi sono venuti i brividi, anche oggi questo gioco mi scombussola. Quindi ragazzi, se avete modo, anzi sì che avete modo perché ve l'hanno dato gratis col Prime Gaming, ragazzi scaricatelo, giocatevelo per i fatti vostri anche e godetevelo perché è veramente una piccola opera d'arte questo gioco. Quindi spero che vi stia piacendo perché a me piace veramente, veramente tanto. Vi ringrazio come sempre per la compagnia, vi mando un mega bacione, vi abbraccio fortissimo, vi auguro una buonanotte. E vi rimando ovviamente al prossimo video, quello di domani, e alla live di venerdì dove continueremo e chissà potremmo anche arrivare a finire Last Day of June, perché ripeto è cortissimo, quindi potremmo anche farcela in 2 puntate. Nulla ragazzi, un bacione, grazie ancora e buonanotte a tutti.